Questo circuito è costituito in maniera molto semplice da un generatore e da una resistenza. Vediamo i parametri del generatore: sono V con 1 è l'ampiezza della tensione sinusoidale che il generatore genera per l'appunto. Nel nostro caso non lo vediamo qui, ma è settata ad 1 volt. La frequenza è 1 kHz. Il generatore è caricato su un resistore R1 sul quale evidentemente avremo una tensione, capi del resistore, avremo una tensione che è pari alla tensione del generatore. Se andiamo a guardare l'equazione, la generica equazione di una sinusoide, possiamo scrivere V, che è una V di t, V minuscola, cioè il valore istantaneo della tensione, è uguale al valore di ampiezza V che moltiplica il seno di omega t più φ, dove t è la variabile tempo, φ è la fase, omega è la pulsazione. Dal momento che omega è uguale a 2π greco f, può venire più comodo in questo momento questa formula perché qua abbiamo il valore della frequenza, possiamo riscrivere questa equazione come V uguale V grande che moltiplica seno di 2π greco F per t più φ. Benissimo. Nel caso in questione, se noi vogliamo passare dalla espressione generale della generica sinusoide a questa sinusoide, potremmo senz'altro scrivere, a questo punto scriviamo la tensione V out, quindi V out sarà uguale a V1, potremmo anche scrivere direttamente 1 volt, lasciamo in questo momento V1, che moltiplica il seno di 2 pi greco f è 1 kHz, cioè sarebbe 1 per 10 alla terza hertz, per t più phi è 0. In questo caso abbiamo regolato la fase in maniera tale che venga 0, quindi più 0 non c'è bisogno che mettiamo assolutamente nulla per phi, e possiamo chiudere parentesi. Quando andiamo a lanciare la simulazione, vediamo, stiamo regolando i parametri, abbiamo già regolato i parametri, non ne parliamo adesso. Lanciamo la simulazione, vediamo esattamente la sinusoide che è stata generata dal generatore, ovvero la sinusoide sul resistore, e a questo punto possiamo vedere il valore dell'ampiezza, vediamo questo punto che è esattamente ad 1 volt, e quest'altra, possiamo fare una linea, non so, quest'altro punto è a meno 1 volt, chiaramente. Abbiamo visto l'ampiezza, cerchiamo di vedere la frequenza. La frequenza direttamente non possiamo vederla perché sull'asse orizzontale abbiamo il tempo. D'altro canto, sappiamo che la frequenza è legata al periodo. Da questa relazione sono inversamente proporzionali, quindi se la frequenza è di 1 kHz, t, il periodo sarà 1 millisecondo, 10 a meno 3 secondi. Possiamo verificare sul diagramma se questo è vero. Quindi, per esempio, tracciamo una linea orizzontale al valore 0, valore medio, quasi, insomma, quasi corretta, e andiamo a vedere. Per esempio, tra questo punto e tra questo punto, che identifichiamo perché sono punti che sono tra loro a distanza di un periodo, vediamo che la sinusoide si ripete uguale a partire da questi punti. Questo tempo qua in mezzo, questo tempo qui è il periodo. Quindi andiamo a vedere, qua siamo a circa 500 microsecondi. E qua siamo a circa 1,5 microsecondi, quindi la differenza effettivamente è quella che ci aspettavamo, 1 millisecondo. Un'altra possibilità: anziché prendere questi due punti, avremmo potuto prendere i due massimi o i due minimi e ripetere lo stesso procedimento.
Adesso vediamo che cosa succede quando andiamo a variare il valore medio qua indicato con DC offset. Se mettiamo un volt, vediamo che ampiezza un volt, valore medio un volt, quale sarà il risultato? Possiamo andare nuovamente a fare la simulazione e vedere che cosa è cambiato. Benissimo, questa volta vediamo che il valore è 0, è qui, tracciamo una linea per il valore 0, mentre nel caso precedente il valore medio della sinusoide era il risultato questo. Allora, nel caso precedente avevamo una sinusoide a valore medio 0, in questo caso abbiamo una sinusoide a valore medio 1. Siccome l'ampiezza è pari anch'essa a 1, in questo caso significa che la sinusoide ha un valore minimo pari a 0 e un valore massimo pari a 2.